La storia qua non mi quadra mica, eh. A parte che da mille anni sono schiattato e non riconosco più mica questa città, eh. In più, se decidete così di andare al di là del fatto di intitolarmi una via, vi mettete anche a mettere delle bandiere a delle finestre. O cambiate la I con la O, comprate una vocale da qualsiasi personaggio dello spettacolo e mettete Arduino, oppure fate una colletta, fate uno sforzo in più, mettete altre due bandiere, voglio dire, le finestre non mancano, e le chiamate, e la chiamate Arduinici, come tutti quelli che sono indicati come i miei figli. Se non l'avevate capito, io sono Arduino, ma vorrei specificare innanzitutto non datemi del mangiapreti, piuttosto dell'esattore di Equitalia, nel senso che mi accusano di aver sgozzato il vescovo di Vercelli. Non è colpa mia se quello lì non voleva pagare le tasse. Quando si parla di marca di Ivrea, non è marca di vestiti, ma marca, cioè, di, com'è, diciamo, territorio da gestire, governare e soprattutto da amministrare. E amministrare vuol dire anche esigere i tributi. E me ne frego se il vescovo Conte è un vescovo e non può pagare e non vuole pagare. Se un conte conta, ma come conta lui, conto anch'io. E quindi tra i due contanti accetto anche il bancomat. Ma se lui dice che il suo conto corrente non è di questo mondo, beh, la mia spada invece lo è. Appartieno, ebbene sì, perché io parlo una lingua un po' particolare che tutti gli uomini di chiesa non vogliono capire. Non capiscono che devono pagare le tasse. So che voi, forse, non avrete mai di questi problemi o di questi contenziosi. Ma sappiatelo, se la marca di Ivrea è la marca di Ivrea, e Arduino è il marchese di Ivrea, beh, Arduino, marchese di Ivrea, deve rendere conto all'imperatore. Che non si chiama Angelo, ma che è un antenato della Merkel. Qualcuno dirà che io sono il primo re d'Italia. In realtà non sono il primo re d'Italia. Io sono l'ultimo re del regno italico. Ebbene, i tempi, ai miei tempi, non erano più quelli di una volta. Non c'era più l'impero romano di Roma. Sappiatelo, il problema è che hanno aperto le porte. Sono arrivati di tutto e di più. Dall'Oriente, dal Sud, dall'Est, dall'Ovest. Porca miseria. Ah, Romolo e Remo. Coloro che avevano pure ciucciato le mambelle da una lupa. A questo punto si rivolterebbero là dove li hanno deposti, nel sacello della dea Roma. Noi, dico, tanta speme, nulla ci resta se non prendere gli ordini dall'invasore germanico, che poi voglio dire ottone,
il nome Ottone. Ci mancava solo che a sua figlia gli dessero il nome di Erminia. Erminia Ottone. E avrebbe ben identificato il mio pensiero. Perché ebbene, a me, da Pobbia, non mi ci hanno mandato. Mi hanno mandato da Pobbia. No, dov'è che è il posto qua vicino? Lei che è attuale? Pobbia. Pobbia. E io invece arrivo da Pobbia. Quelli di Pobbia ci hanno cercato di farci, di lucrarci. Come un po' ci cercano un po' tutti di lucrarci su Re Arduino. Tanti altri cercano di eliminarci, di ridurci, di spezzettarci. Ebbene, in verità io vi dico che dopo mille anni sono ancora qui. Qui dove veniva a bussare la porta per pagare i tributi. Non per pagarli io, per farli pagare. Ma Varmondo, quello pensava solo alla musica, a scrivere lo scriptorium. Ma chi se ne frega dello scriptorium di Varmondo? Chi se ne frega di tutto quello che può essere la musica? Qui è il contante. Se a me mi danno un compito, scusate, non è colpa mia se la tassazione è così alta. È l'imperatore che me lo chiede. Non è semplice per, diciamo, accettare il vincolo di mandato. E il 3%. Poi quello si incazza. E poi arriva. E io devo andare a Sparone. Ma voi stasera andreste a Sparone? Cacchio, uno va a fare a Sparone? Lì c'è la rocca e basta. A Sparone. Arduino, Marchese di Ivrea. E uno dirà, sarà stato sposato con una bella principessa. Berta. La principessa dalla criniera scoperta. Mi hanno dimenticato per secoli perché avevo toccato gli interessi secolari di coloro che erano addetti alla teologia e basta. Poi si sono risvegliati. A me mi hanno lasciato morire. E nessuno si ricorda il fatto che io a questa città ho portato anche le spoglie di San Besso. Ho anche fatto uno sfratto. Ebbene sì. Gli sfratti, signori miei, qui noi, il potere di Roma, non è che lo vogliamo, La parola d'ordine, i sarcofagi, ai santi piemontesi, ai santi tebani, li vogliamo qui e li sfrattiamo. Ma sta di fatto che comunque si sono dimenticati di me. Io gli ho dato un salto, gli ho liberato un sarcofago, ho fatto anche tutto così, niente, si sono dimenticati di me. Gli ho dato, cosa gli ho dato? Gli ho dato Belmonte, gli ho dato. È bello il santuario di Belmonte? Sì, è bello, no? Chi l'ha fatto? Fatto io, Meno male che poi hanno inventato il carnevale di Ivrea, che una squadra ha scelto il simbolo degli scorpioni, che io non ho mai visto uno all'epoca, perché non c'erano le fognature quando c'ero io, insomma. Però poi, alla fine, almeno il mio nome di Arduino è passato alla storia, così, da 50 anni a questa parte e qualche anno di più. Perché se aspettavo quegli altri, mi hanno detto di tutti i colori, Arduino di qui, Arduino di là, e non mi citavano. Poi a un certo punto gli eredi, dopo secoli e secoli che ero morto, hanno iniziato a dire, ah no, io sono discendente di Arduino, no, non è vero. Poi pensa alla fantasia, ma dimmi te che discendenza che ho. Il San Martino di San Martino e i Conti Valperga di Valperga, e viva la fantasia, voglio dire. E questi dovrebbero essere miei discendenti? Di me medesimo che sono stato l'ultimo re del Regno d'Italia? E che mi hanno
nottetempo incoronato re in quel di Pavia. Io non ci volevo andare a fare il re, me ci hanno mannato. E poi uno dice, sì, ma Re Arduino non era così. Beh, non c'è un ritratto che sia uno di me, solo qualche monetina sparsa qua e là, forse. Tutto il resto, anche lì, cos'è? All'Adium, agli è, hanno un castello. Mi sono visto una volta lì, l'incoronazione del Re Arduino. Ma che ne sanno loro? Ma che ne sanno i 2000, si direbbe? Ma che ne sapranno loro di me medesimo? Che nottetempo sono stato incoronato e ho cercato solo di far valere gli interessi degli italici nel regno italico. Ma per fortuna sono sicuro che tra 1000 anni non ci sarà mai un germanico che cercherà il predominio su tutto quello che era il Sacro Romano Impero. Al massimo una germanica. Diciamo Arduino e Amedeo suo fratello, predoni e devastatori della Chiesa di Dio. Malediciamo tutti i cittadini di Ivrea che loro diedero aiuto e consiglio. Siano maledetti nella città. Maledetti nei campi, maledetti i loro beni e le terre loro e gli armenti e tutti i loro animali, maledetti dove entrano e donde escono, e mandi Dio su di essi la fame e la pestilenza. Siano maledetti vigilanti, viaggianti, dormenti e pure riposanti. Li percuote il Dio con miserie, febbri, geli, arsure, infermità fino alla morte. Li percuota il delirio, la cecità, il furore della mente in ogni tempo. I loro figli siano tosto orfani e le loro vedove, o meglio mogli, tosto vedove, in quanto mogli, in quanto tali. E Dio falli come rota al vento, come fuoco che avvampa in foresta, come fiamma sprigionata dai monti. E queste maledizioni tutte, dalla pianta dei piedi al vertice dei capelli, li avviluppino per ogni dove, finché non tornino penitenti e sommessi nel seno della Madre Chiesa. E tutta la plebe di questa Madre Chiesa dica: così sia, amen. Mindo.